Il nostro formaggio racconta il territorio attraverso le papille gustative. Ho iniziato con le pecore dopo che mi sono laureato. Per me il concetto di tradizione non è ripetere in maniera ossessiva determinati cicli. Tradizione significa mantenere un rapporto sano con il territorio. La mia azienda si chiama Cooperativa Asca ed è un'azienda che è costituita da una base territoriale di circa 1.100 ettari. Inoltre possiede un patrimonio di 1.200 capi tra ovini e caprini, oltre a dei maiali e altri animali quali asini, cavalli. Il formaggio è un derivato del latte e per fare un buon formaggio condizione essenziale è che ci sia del buon latte. Ora il buon latte si può ottenere se si ha un buon pascolo, così come è stato nei secoli passati. È il latte che conferisce al formaggio, soprattutto la lavorazione del latte crudo, questo particolare gusto. Ovviamente poi non bisogna dimenticare le fasi successive, che sono una giusta salatura, una giusta stagionatura ed un controllo nel corso del tempo dell'andamento della stagionatura, perché il formaggio è un qualcosa di vivo che ha bisogno di essere continuamente assistito. Noi usiamo anche massaggiare i nostri formaggi con l'olio d'oliva proprio per ridurne la traspirazione in modo che determinati processi di fermentazione avvengano all'interno della forma in maniera naturale. Il mio pecorino ha il profumo dei muschi e ha il profumo di alcune erbe, di alcune essenze che vivono in questo contesto. A volte riesce a modificare il suo gusto a seconda del clima. C'è il pecorino della giornata ventosa che ha determinati sapori, che invece quello derivante da un latte di una giornata soleggiata e calma ha un diverso sapore. Tra i nostri prodotti abbiamo la ricotta affumicata al ginepro. Si tratta di una ricotta stagionata, salata ed affumicata al ginepro con una tecnica particolare che è quella che viene usata per affumicare i salmoni. Abbiamo visto che salando la ricotta, poi asciugandola soprattutto con dell'aria e poi affumicandola, il suo gusto si manteneva a lungo nel tempo, ma soprattutto era un gusto molto gradito. Abbiamo un muffato realizzato con latte acido, che è una tecnica che ho appreso in Afghanistan. Abbiamo poi il pecorino classico, il quale ha diversi gusti a seconda della sua stagionatura. Poi abbiamo il brigantaccio, che è un formaggio molto stagionato e viene stagionato nella crusca perché ha ripreso quella che era una tradizione dei briganti che hanno caratterizzato la vita post-unitaria di questo territorio, che quando avevano effettuato la razzia o la scorta del formaggio erano soliti metterlo in degli orci di terracotta, sigillarlo con una pelle di capra, dopodiché infossarlo. Se il formaggio era abbastanza fresco, erano soliti aggiungerci della crusca che regolava l'umidità relativa del formaggio. Ho imparato ad accudire gli animali e a cercare di trarne il massimo attraverso una frequentazione dei pastori che erano qui sul territorio, ma anche dei pastori transumanti che venivano dalle Puglie. Ma successivamente è stato tutto un confrontarsi anche con realtà molto lontane da questo territorio. È stata singolare quella fatta in Afghanistan, dove siamo partiti proprio con l'intento di cooperare con alcune tribù nomadi di pastori, i cuci, che avevano bisogno
di conoscere la tecnica per fare del formaggio stagionato. Loro fanno sì del formaggio, ma non ha una lunga durata perché non conoscono, o meglio, non applicano la tecnica del caldo. I mercati di destinazione dei nostri prodotti sono diversi. Oltre a un mercato così, nazionale, abbiamo anche un mercato internazionale e in particolare negli Stati Uniti, dove degli antichi parenti che erano cugini di miei nonni, partiti nel 1912, si sono innamorati del prodotto e hanno costituito una società per l'importazione di prodotti da poter vendere su larga scala. Attraverso i miei cugini americani, i miei formaggi sono arrivati nei ristoranti più conosciuti a Manhattan o anche come il ristorante a Chicago, spiaggia, dove è solito andare l'attuale presidente degli Stati Uniti, Obama, o anche il nuovo centro aperto a Manhattan di Italy, che ha visto nella composizione di alcuni piatti la presenza dei nostri formaggi. Custodire un gusto, custodire un prodotto alimentare, un alimento, direi, il cibo per il territorio, credo che sia una responsabilità generazionale, un ruolo veramente di cui spero di essere all'altezza e mi sento onorato. Se chiudo gli occhi e penso alla tavola, vedo un pezzo di pane fragrante insieme a un tocco di formaggio e della frutta e una cipolla cruda che abbinerò con il formaggio pecorino perché secondo me è il massimo della sintesi dei gusti. Il dolce della cipolla che si sposa con tutti i profumi e i sapori che il formaggio pecorino contiene.